Grazie. Prego, La ringrazio, Presidente. Assessore, lei ha presentato come positiva il progetto sperimentale di premialità per la raccolta differenziata dei rifiuti. È indubbiamente un elemento positivo e un qualcosa che va nella direzione di incentivare la raccolta differenziata e incentivare ovviamente i comportamenti del cittadino che utilizza le riciclerie, i centri di riciclo. Ma gli impegni che lei e la sua giunta ha preso nei confronti del Consiglio Comunale circa la raccolta differenziata erano molto diversi, molto. Il 7 luglio 2014, infatti, il Consiglio Comunale ha approvato la mozione per la sperimentazione della tariffazione puntuale dei rifiuti, che è un concetto estremamente diverso da quello che lei ci presenta con questa delibera, e che prevede, come ben sa, un calcolo con i microchip, col peso, del rifiuto indifferenziato prodotto dai cittadini. Questo permette ovviamente di capire quanto un cittadino produce rifiuto indifferenziato e ovviamente agevolare chi produce meno rifiuti, come viene fatto in tutte le città europee che cercano di andare nella direzione dei rifiuti zero, incluse molte città italiane. Dopo un lungo dibattito che avevamo fatto nel mese di luglio di 2 anni fa, avevamo trovato un accordo con la Giunta che si era impegnata non solo a prevedere la tariffazione puntuale, ma su mia precisa richiesta, e dopo un lungo dibattimento l'abbiamo approvato a maggioranza, vi ricordo, entro il 2015, per mantenere la responsabilità su questa amministrazione. Quindi l'unica osservazione politica che le voglio fare, assessore, di rispetto nei confronti del Consiglio Comunale, è che il suo assessorato e la Giunta non è stata in grado in 5 anni di applicare la tariffazione puntuale. Quindi non ci presenti in questo modo la delibera. Con un po' di umiltà si presenta al Consiglio e si dice: abbiamo approvato un atto che ci impegnava alla tariffazione puntuale, una sperimentazione della tariffazione puntuale entro il 2015, non ce l'abbiamo fatta, punto. Questo è l'unico commento politico che andava fatto, ma non l'ho minimamente sentito dal suo intervento, spero di sentirlo nella risposta, grazie. Grazie.